Niente, è stata una partita interessante che ci dà degli spunti, non tanto in prospettiva la partita di sabato, quanto nell'ottica di crescita di questo gruppo, osservati speciali ovviamente i nuovi arrivati, che si portavano in dote finalmente due allenamenti fatti con la squadra, e direi che per tutti e tre, perché oramai considero Daniel pienamente integrato, altrimenti dirò per tutti e quattro, ci sono stati dei segnali confortanti per termini di coinvolgimento, di comprensione del nostro sistema di gioco, si sono sforzati di trovare intesa con i compagni e quando necessario prendere iniziativa. Parlando nello specifico della partita, come prevedibile ci ha creato delle difficoltà la tipicità del loro organico, soprattutto quel terzo periodo nel quale hanno trovato una percentuale pazzesca da tre punti, 11 tiri, 7 canestri, dove il campo per noi in quel momento è sembrato particolarmente grande, e siamo stati poi bravi nel quarto periodo a ribaltarla. Quindi se dobbiamo giudicare la nostra prestazione, sicuramente l'approccio e la conclusione sono stati i momenti più convincenti. Nella parte centrale di partita abbiamo subito molto le loro qualità, le loro caratteristiche di grandi realizzatori. Questa è una squadra costruita con talento, con come detto versatilità, quindi sai, è bene anche per i neofiti del nostro campionato e per i nuovi di Siena capire velocemente con le squadre del nostro campionato qual è lo stile, come si gioca, come giocano quando affrontano Siena, quindi sono tutte cose che contribuiscono al percorso di avvicinamento alla nostra stagione, non necessariamente all'appuntamento di sabato, perché questa partita chiaramente ha poche analogie sia sotto il profilo tecnico che sotto l'aspetto mentale.